Tre vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte. È questo il bilancio delle partite in trasferta giocate finora dalla Lucchese. Un bottino tutt'altro che negativo che domenica i rossoneri vogliono ulteriormente migliorare. Missione impossibile? Nel calcio, mai dirlo. Ma ad Ascoli, la truppa di Galderisi affronterà non solo la capolista, ma la squadra che finora ha collezionato 8 vittorie, 6 pareggi e 0 sconfitte tra le mura amiche. Per questo motivo la Lucchese sta preparando nel minimo dettaglio la sfida, calcio d'inizio alle ore 18. Rinvigoriti dalla convincente vittoria contro l'Aquila, Nolè e compagni affronteranno subito un nuovo banco di prova. Le buone notizie intanto arrivano dall'infermeria perché Losicco è tornato in gruppo. Rajčević tornerà disponibile dopo la squalifica, mentre il giudice sportivo ha fermato Pizza. Mister Galderisi, tutto sommato, ha l'imbarazzo della scelta, anche se il tecnico potrebbe confermare lo stesso 11 che ha battuto l'Aquila e dunque con forte punta centrale. Sul fronte societario continuano le voci di un possibile approdo di Lucca United. Nicola Giannecchini è ufficialmente uscito dal capitale. Adesso Andrea Vacci al 90%, mentre il restante 10% è in mano a sei diversi soci.